Unione Antartica sulla Terra piatta. Sono sempre in pronta consegna i libri Il risveglio, uscito nel 2019, e Il secolare nuovo ordine del male, pubblicato questo mese di settembre 2024, link in descrizione. Tutte le superpotenze del mondo che non sono d'accordo su molte cose o sono in lotta fra loro si sono riunite anche quest'anno, come tutti gli anni, dal 20 al 30 maggio 2024 in India, nel rispetto del trattato indissolubile firmato a Washington il 1 dicembre del 1959, il Trattato Antartico. Dal 1959 nessun paese può rivendicarlo e nessuno può semplicemente decidere di esplorare liberamente quel posto, l'Antartide. No, si può visitare solo per scopi scientifici e sotto una supervisione molto rigorosa, oppure con i tour operator che consentono di visitare solo un paio di località ben precise. Perché una decisione così stretta su questa parte della terra ghiacciata? Cosa ci impediscono di scoprire? È veramente interessante. Il capitano James Cook, rinomato esploratore, ha tentato di circumnavigare l'Antartide non una, ma tre volte, coprendo l'incredibile distanza di 60.000 miglia marine lungo il mare, sono più di 110.000 chilometri, trovando sempre davanti a lui un enorme muro di ghiaccio. Sapete cosa non ha trovato? Mai una via d'uscita per andare oltre, ma solo infinite pareti di ghiaccio alte da 60-90 metri. Sembra proprio un confine naturale, un'enorme barriera a cui nessuno è permesso attraversare. Non vi meraviglia? Forse perché le navi non cadano dal bordo? Perché se la terra è piatta, beh, ecco, c'è il muro di ghiaccio. In realtà è una gigantesca barriera di ghiaccio che contiene tutto all'interno. Cosa c'è dall'altra parte? Alcuni addirittura dicono che è come il confine definitivo dove non è consentito il passaggio di una nave o di un aereo. Potrebbe essere che l'Antartide sia qualcosa di più che solo ghiaccio e neve. C'è qualcosa oltre che non vogliono che vediamo. Perché questo è l'unico trattato nella storia che nessun paese ha mai infranto? Pensateci. Com'è possibile che tutte queste nazioni siano d'accordo su una cosa e non la infrangano mai anche se sono in guerra? C'è una ragione per questo tipo di unione e non si tratta solo di preservare alcuni pinguini e studiare la composizione del ghiaccio. Per gli studiosi della Bibbia, in Salmi 104, versetto 9, si legge: «Tu hai posto alle acque un limite che non oltrepasseranno, esse non torneranno a coprire la terra». Per chi ama fare ulteriori ricerche attraverso il fortissimo indice alfabetico dal sito web www.tinelli.eu, trovate decine e decine di voci sulla voce Antartide, oltre a «Turismo in Antartide sulla terra piana», «Scioglimento dell'Antartide? Fake». «Navi che navigano in Antartide? Non c'è ghiaccio nell'Antartide?» «Ellsworth, traversata dell'Antartide 1936, stesse rotte nel 2018». «Bussola non funziona in Antartide, l'inganno di O'Brady». «Falkland, guerra e trattato antartico». «Ghiaccio antartico circonda la Terra, lo scrive la NASA». «Barriera di ghiaccio, filmato del 1927» e «Nobiltà di ghiaccio e l'Antartico» di Roberto Morini.